La Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura da oggi è intitolata a Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso un anno e mezzo fa davanti ad uno chalet sul lungomare. Nel quartiere in cui viveva, la struttura comunale porterà il suo nome affinché tragedie come questa servano a parlare ai giovani di legalità e di rispetto delle regole. L'iniziativa è stata voluta dall'amministrazione guidata dal sindaco Manfredi, che ha accolto la proposta della presidente del Consiglio Comunale Enza Amato e del consigliere Fulvio Fucito. Ogni ragazza che entrerà in questo centro giovanile vedrà quella targa e si chiederà: ma chi era Francesco Pio? E qualcuno glielo racconterà. Sicuramente è importante che possa essere ricordato appunto non solo con i simboli ma anche con le azioni, immaginando progetti e attività che possano ricordare ad esempio quelle che erano le passioni di Francesco Pio. Abbiamo pensato al corso di pizzaiolo, che era quella, la sua passione, il suo futuro, la sua prospettiva di futuro, e ci auguriamo che appunto questa possibilità possa essere magari un'opportunità per tanti giovani del suo quartiere. Ospitata in un edificio di 3 piani in via Grottole, la Casa della Cultura e dei Giovani rientra nella rete dei centri giovanili comunali. I suoi spazi sono a disposizione dei ragazzi del territorio per le loro attività e rimarrà il luogo della memoria per il giovane Francesco Pio, così come la sala teatro del centro Asterix di San Giovanni intitolata Giovan Battista Cutolo. 2 ragazzi appunto di 2 quartieri distanti della città ma accomunati dallo stesso destino crudele, e quindi la memoria affiancata nel caso specifico di questo luogo all'idea che Francesco Pio possa far rinascere ogni giorno il seme della cultura, il seme della bellezza e della legalità. Essere buoni cittadini è il modo migliore per poter combattere l'illegalità. E poi noi stiamo attivando programmi importanti di educazione, di formazione per i più piccoli, dalle scuole materne fino agli istituti superiori, e questo è il modo migliore per dare una risposta a questa emergenza.